uno spazio di libertà e di partecipazione nel quale, a partire proprio dai libri, la mission della biblioteca è proprio quella della promozione della lettura, a partire dai libri però ci si incontra, ci si conosce, si discute, si costruiscono anche modalità di confronto e di apertura agli altri, dove è possibile uno scambio davvero libero, aperto, delle esperienze di lettura che solitamente si fanno individualmente. Ciascuno vi si accosta a questo momento, a questa iniziativa dei gruppi di lettura in maniera, con aspettative, probabilmente con atteggiamenti molto diversi gli uni dagli altri. E sta proprio in questo anche la bellezza. Quindi c'è chi lo fa per rispondere a una curiosità, chi perché è stato informato o è stato invitato da un amico o da un'amica, chi vuole ascoltare, chi invece vuole dire la propria, chi è un fortissimo lettore, chi invece non è abituato a leggere con metodo. Ecco, la bellezza di questi gruppi di lettura è che proprio c'è posto per tutti e per tutte. Ecco, devo dire che non posso nascondermi, però ci sono, dopo 2 anni, posso venire a vedere gli effetti collaterali di cui bisogna essere consapevoli prima che voi prendiate, come dire, la decisione definitiva di far parte di uno degli 8 gruppi di lettura che verranno presentati questa sera. Intanto il piacere della lettura, che è così meravigliosamente intimo e personale, potrebbe in un caso come questo arricchirsi di un sapore nuovo nel momento in cui viene condiviso con altri. In secondo luogo, attraverso i libri e il confronto che poi inevitabilmente ne nasce, potreste costruire nuove relazioni e ampliare le vostre conoscenze. Potreste inoltre scoprire che le idee, i pensieri, le emozioni, una volta messi in circolo, si moltiplicano all'infinito e aprono lo sguardo verso prospettive impreviste, orizzonti nuovi. Vi potreste anche accorgere che ciascuno di voi può dare effettivamente il proprio contributo, cosa che non è frequente nel mondo di oggi, poter dire la propria. Ecco, questo è proprio uno dei casi in cui ciascuno può davvero dire la propria. E qui è proprio possibile un confronto libero, paritario e sicuramente aperto. Potrebbe anche succedere, ed è già successo, e non so fino a che punto siamo tutti felici di questo, lo dico con un po' di ironia, che proprio dai gruppi di lettura nascano nuove iniziative. Ad esempio, nelle 2 precedenti edizioni è nata l'idea delle ghirlandine, iniziative o incontri che si svolgono nel periodo di vacanza delle ghirlande per non perdere l'abitudine a incontrarsi su temi in particolare scelti appunto dai lettori. Oppure, sempre dalle ghirlande, è nato il Poetry Slam, anzi, scusate, il Poetry Quasi Slam, esiste solo a Brugherio, esiste solo in questa biblioteca. È la gara, diciamo, a suoni diversi di poesie che infervora, diciamo, pubblico, giuria, poeti in una serata che recentemente si è appena da poco svolta. E potrebbe persino quindi venirvi la voglia, questo è un altro degli effetti collaterali, di proporre un nuovo gruppo di lettura l'anno prossimo, perché così è stato. Io vedo tra il pubblico ex conduttori, ex lettori dei gruppi di lettura.
natura, nuove persone che si avvicendano, che si passano il testimone, chi prima partecipava da dentro poi ha deciso di proporne uno proprio. Ecco, anche questo è un rischio collaterale, insomma, di quelli, un effetto collaterale da tenere ben presente. Da ultimo, potreste anche scoprire che la nostra biblioteca è davvero ricca, ma non solo di libri. È ricca di disponibilità, di competenza, di idee, e potrebbe quindi venirvi la voglia di frequentarla ancora più spesso di quanto già non facciate. Insomma, se nonostante tutte queste controindicazioni e effetti collaterali che vi ho raccontato, avete ancora voglia di iscrivervi e partecipare a uno degli 8 gruppi di lettura che verranno presentati questa sera, allora benvenuti e benvenuti a tutti, e buona serata oggi e buone serate le prossime. L'ultima cosa, io non posso esimermi, e lo faccio davvero davvero col cuore, da ringraziare tutte le persone che sono qui presenti con me al tavolo, Ermanno Vercesi nella doppia veste di conduttore del gruppo di lettura, di uno dei gruppi di lettura, e anche come rappresentante della biblioteca, e tutti i volontari che sono qui a condurre gli 8 gruppi di lettura che partiranno questa sera. Buona serata. Prima di lasciare la parola ai nostri facilitatori dell'edizione 2016, che anch'io ringrazio, è sempre veramente un divertimento, una passione lavorare con i cittadini, con dei cittadini appassionati, perché questo dovete pensare che siano, cioè non mi perdonino se non passiamo del tempo a presentarvi uno a uno, perché non è una questione di essere particolarmente competenti o particolarmente esperti. Noi dobbiamo pensare che loro siano persone allo scaffale. Sapete quando in biblioteca girate, trovate uno fisso davanti allo scaffale che passa in rassegna, ecco. Cioè persone che sono, come dire, magneticamente attratte da una qualche filone, argomento, materia, disciplina, anche soltanto tema o autore, e come dire, li vedete che scelgono dei libri per sé. La differenza in questo momento tra voi e loro è che loro hanno già scelto i libri e voi li guardate dal libro, diciamo. Perché nel gruppo non è che avranno il ruolo di chi conduce come un esperto e noi ascoltiamo. No, il gruppo, come chi ha già frequentato i gruppi di lettura sa benissimo, è un gruppo appunto circolare, e quindi il loro piacere di oggi sarà quello di farvi vedere che cosa hanno scelto per innanzitutto per se stessi e per voi, pensando al percorso da proporvi. Però nel corso di questi 6 mesi, appunto, questo ruolo, come dire, il bandolo della matassa, vedrete che passerà da direttore. Buonasera a tutti, ringrazio Enrica che mi ha presentato. Sono Federica e anche quest'anno, dopo tutto l'anno scorso, modero e posso presentarvi oggi con molto piacere la ghirlanda sul romanzo contemporaneo. Noi quindi leggeremo romanzi come abbiamo fatto l'anno scorso, contemporanei, quindi sono molto molto recenti, e mentre l'anno scorso ci siamo dedicati al romanzo americano, quest'anno invece apriamo i confini. Sono una ghirlanda di romanzi internazionali, abbiamo romanzi statunitensi, abbiamo romanzi europei, abbiamo romanzi giapponesi. Di fatto andiamo da una parte all'altra del planisfero grazie a un tema in comune, un tema che è decisamente internazionale, il tema del silenzio. Da qui il titolo della ghirlanda, che è appunto Be Quiet, emozioni e silenzio nel romanzo contemporaneo. Perché di fatto se il
tema è il silenzio, però il tema fondamentale è il rapporto che c'è in questi romanzi tra l'emozione e il silenzio, tra quello che si può dire e quello che si tace, tra quello che si vorrebbe dire, esprimere, comunicare, che c'è più vicino, e quello che invece sei in qualche modo costretti o si sceglie di tacere. È una continua tensione quella che vive in questi romanzi. Sono romanzi molto diversi, sono scrittori molto differenti l'uno dall'altro, però la caratteristica in comune è che tutti i protagonisti, siano essi singoli, siano essi collettività, siano essi famiglie, hanno questo problema, di avere delle emozioni, dei sentimenti, rabbie, furori, amori, dolori che si trascinano nel tempo e quant'altro, che non riescono a comunicare, che vorrebbero comunicare ma non riescono. Si pongono sempre la domanda, di fatto, questi protagonisti, di quanto è opportuno dire e quanto è opportuno tacere, se effettivamente parlare sia una prova di coraggio o se al contrario è più coraggioso in qualche modo tacere, tenere per sé il dolore e non comunicarlo a chi c'è più prossimo. Quindi la grandezza di questi scrittori è proprio tenere viva questa tensione man mano i romanzi vanno avanti. Perché tacciono questi protagonisti? Possono tacere per vari motivi, ci sono suicidi in questi romanzi, ci sono morti improvvise, ci sono relazioni sentimentali ritenute in qualche modo scorrette da parte della collettività, e quindi tacciono proprio perché c'è questo di fondo, no? Una grande difficoltà a esprimere temi così importanti, così seri. A volte invece semplicemente tacciono perché il silenzio è diventato un'abitudine. È il silenzio che si installa nel mura di casa, che è diventato una nebbia, quei rapporti che tra marito, moglie, genitori, figli, in qualche modo non si risolvono più. Il silenzio è diventato un'abitudine e non c'è nessun modo di poterlo infrangere, di poter risolvere le cose. I protagonisti non credono più nella parola, nella possibilità della parola. E quindi la bravura di questi scrittori è saper fare emergere la lava del silenzio, cioè la lava delle emozioni, che a poco va a fessurare il proprio modo di silenzio, e li sa trattare, li sanno maneggiare. Però c'è anche un'altra capacità di questi scrittori, appunto saper dare qualità al silenzio, perché se pensiamo al silenzio pensiamo a una sorta di contro, no? Tutto uguale, sempre uguale, ma non è così, ci sono silenzi differenti. Ogni mese noi ne affronteremo uno, come ogni mese c'è un autore, ogni mese ci sarà un particolare tipo di silenzio. Non posso descriverli tutti per ragioni di tempo, perché mi vedrei io da 5 minuti, però uno ve l'ho già descritto, qualche assaggio, no? Il silenzio del quotidiano, il silenzio delle mura domestiche, il silenzio di lui che si trincea dietro un giornale, di lei che gli dà le spalle facendo qualche attività di casa, quindi dei marito e moglie in questo caso che non si parlano. Questo è il silenzio dei racconti di casa che leggeremo ad aprile. È l'unico che scrive racconti, gli altri sono romanzi. Il silenzio di tutti i giorni, il silenzio che conosciamo bene, che magari non ci piace, anzi sicuramente non ci piace, ma che maneggiamo. E Carver ha la capacità di farceli sentire. C'è un altro tipo di silenzio, per esempio, il primo che affronteremo è quello dei romanzi di Marias, che leggeremo in febbraio. È un silenzio al rovescio, cioè il silenzio non è solo quello di chi non parla, c'è anche il silenzio di chi non ascolta, e quindi in qualche modo non ascoltando ti costringe a tacere. Tra l'altro, visto che Maria è uno scrittore anche molto, molto sottile, non è solo il silenzio di chi non ascolta, è il silenzio di chi non vuol sapere, di chi capisce che c'è qualcosa nel passato, remoto, distante, lontano, che può minacciarlo e che se lo viene a sapere non lo potrà più dimenticare, non se lo potrà più nascondere. E per questo motivo i romanzi di Maria si fanno rocamboleschi in qualche modo, cioè non tanto nei fatti ma quanto nell'animo dei protagonisti, perché c'è il protagonista che fugge, non vuole sapere assolutamente niente, e la verità che lo rincorre, quindi è un'altra declinazione del silenzio che trovo molto interessante. E l'ultima, chiudo su questo, ma chiude la ghirlanda su questo poi, che è il romanzo di giugno, sono i silenzi dell'Estremo Oriente. In qualche modo il silenzio dei romanzi giapponesi, della cultura tradizionale giapponese. Il Giappone
ha tradizionalmente il silenzio nella sua cultura, non è la cultura che crede nella parola, ci crediamo noi occidentali nella parola, i Giappone no. E leggere serve, come sappiamo bene, un elemento di confronto di culture, non è detto che sia migliore la nostra via, la nostra soluzione, bisogna confrontarsi. C'è un grande coraggio nel silenzio di questi romanzieri giapponesi e i loro personaggi, e lo esploreremo grazie a Ishiguro. Quindi quando il silenzio ha una soluzione, cosa succede? Il Giappone ce lo può dire. Quindi io vi invito a partecipare perché sono romanzi bellissimi, perché si fa veramente un esercizio di lettura attiva. Ovvio che leggere è sempre un'attività attiva, non passiva, è che si muovono gli occhi da sinistra a destra sulla pagina. Però la caratteristica di questi romanzi è che più i protagonisti si tirano indietro, più in qualche modo tacciono, si ritraggono, più lo scrittore e il lettore si fa avanti, cerca di capire, di supplire i loro silenzi, più la scrittura si fa scabra, semplice, povera di aggettivi, più i dialoghi sembrano girare intorno invece che esprimere davvero qualche cosa, più noi ci facciamo avanti come lettori, cerchiamo di supplire, concetturiamo, pensiamo, immaginiamo quale sarà la soluzione, quando parleranno. Creiamo una colla che apparentemente i personaggi non ci danno. Quindi, anche solo per questo esercizio di lettura attiva, oltre che credo per la bellezza di questi romanzi, sono dei scrittori notevolissimi, io vi invito a partecipare a Bipodia. Grazie a tutti. Io quando sono uscito di casa venire qui a presentare questa esperienza di questa sera, quando ho visto questa bella falce di luna che è crescente, non calante in questo caso, però ho detto che non poteva esserci un migliore auspicio per presentare un gruppo di poesia come questa serata, che è davvero una serata magica. Io quindi, come sapete, quindi come ho già detto, guiderò, cercherò di partecipare a questo gruppo di politiche, che io sostituisco Mario Bertasa, che anzi lo ringraziamo, Mario Bertasa è colui che ha seguito nelle scorse due volte il gruppo di politiche, al quale ho partecipato anch'io, quest'anno ha deciso di darsi un anno sabbatico e mi ha chiesto se avevo voglia, tempo e curiosità di seguirlo, lo faccio molto volentieri, ma come ricordava prima, appunto, come si ricordava prima, lo faccio molto per passione, nel senso che la poesia è la mia vera passione, che coltivo da sempre, da quando avevo 14 anni, e la cosa bella è che la coltivo nonostante abbia sempre fatto lavori, diciamo, apparentemente lontani dalla poesia, dall'amministratore comunale, al cooperatore, al sindacalista, eccetera. Però questo, la poesia, mi è sempre servito invece per far bene anche questi lavori, per vivere la vita in maniera bella, con occhi diversi. Perché la poesia cos'è se non vedere con occhi diversi le cose che ci appaiono quotidianamente, che la poesia sa trasformare e sa rendere bello e gioioso. Da questo allora mi hanno chiesto di presentare un programma. Ovviamente, come si ricordava, i gruppi di lettura sono poi gruppi assolutamente liberi, si fa quello che decide il gruppo, quindi io ho cercato di presentare un programma secondo quello che mi sarebbe piaciuto fare. L'idea centrale è proprio quella di andare a mentre da altre parti sono letture di libri. Io ho pensato stavolta di fare una lettura un po' diversa, di fare di letture di singole poesie. E il concetto è di andare a spasso con i poeti, ma proprio a spasso. Io ho concepito questo gruppo di lettura come si va quando si va in una visita, quando si fa in un torpedone, si va in una visita guidata in una città, dove ovviamente si vedono i monumenti principali, si vedono le cose principali, ma poi ci si può meravigliare in una vietta secondaria, in una cosa che nessuno fa vedere che invece c'è, si va sicuramente a mangiare
in una, se si può, in una magari trattoria stellata, ma poi magari si scopre che nella via Fianco c'è un'altra trattoria che pur non essendo stellata però ci può dare delle cose che non ci aspettavamo. Quindi è un viaggio che vuole essere all'insegna della tradizione, di molte cose già conosciute, ma al di là della scoperta delle cose, e poi sarà bello parlare di queste cose, un po' come tutti i viaggi, sono delle indicazioni, ma all'interno di questo viaggio sono talmente tante le poesie che possono rappresentarlo, talmente tante le cose che si possono fare, che non sarà un problema, anzi potrà nascere ulteriormente altri percorsi e altre questioni. Una, ecco, diciamo, quindi sono incontri. Due piccoli vincoli ci sono, ci sarebbero per questo scelto. Uno è quello che solo poeti italiani, solo poeti italiani, ma perché almeno si evita il problema della traduzione delle cose, eccetera, poi banalmente anche perché sono quelli che conosco meglio, diciamo, su quali posso anche di più suggerire e discutere, e l'altra, anche questa voluta, si andrà a spasso anche per i secoli. Non leggeremo solo poesie del Novecento contemporaneo, ma volutamente, per scelta, cercherò in ogni gruppo di mischiare e di girare, quindi dal contemporaneo all'antico, al moderno, a seconda, e questa è anche una scelta che ho voluto, perché questo è il modo che si può scoprire, si può vedere quante cose che pensiamo magari, quanto tradizione, quanto incontro, quanto passaggio c'è, quindi è concepito proprio come delle passeggiate. Passeggiate che hanno anche loro, come quando si va in giro un proprio itinerario, sono, il primo gruppo sarà a spasso per l'Italia, quindi sono poesie in cui ci sono poeti che parlano di esperienze in città italiane, quindi sarebbe, pensiamo quanto si poteva andare dal Piemonte, proprio al Parlamento a Milano, quindi, invece proprio passeggiate a spasso per l'Italia che, diciamo, in questo punto partiremo però proprio, si vuole partire provocatoriamente con una passeggiata vera, la famosa poesia di Aldo Palazzeschi, Passeggiata, andiamo pure, in cui parla in realtà della via Garibaldi di Roma, per poi magari andare subito a trovare Petrarca, poverino, che solo è pensoso in più deserti campi, passava a passi caldi e lenti, per cui cercheremo proprio di far dialogare tra di loro i poeti e di vedere come in queste passeggiate quanto spirito, quante cose ci possono essere. No, quindi sei passeggiati, tanto le vedete scritte, è inutile che ne parlo di tutto. Io ho voluto, questo mi piaceva, ne ho aggiunta una, fuori sacco, l'incontro che non c'è, quindi non ci sarà, ma che sono passeggiate misogene, perché questo mi interessava, vedere come all'interno, quanta misoginia si nasconde anche all'interno della poesia italiana, ovviamente per combatterla, perché c'è una cosa che proprio non sopporta, la misoginia, che lo nessuno di noi la possa sopportare. Grazie. Buonasera a tutti. Il nostro gruppo, buono da pensare, quest'anno si intitola Il seme e la terra. C'ho il computer davanti perché devo guardare l'orologio. Cerchiamo di farla breve. L'idea del gruppo, mi piacerebbe dire che nasce dalla dotta citazione di Flaubert che abbiamo messo nella presentazione, in realtà nasce dalla volontà molto più materiale del nostro gruppo di acquisto solidale, il GAS Cencrap, per chi non sa la traduzione, ma dal gruppo di poesie, insomma, però possiamo farsela spiegare, che insomma, siccome frequenta parecchio la materia del cibo, no, per tante ragioni, non solo in quanto mangiatore, da un paio d'anni, questo è il secondo, ha voluto approfondire il tema. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro
comorano a pensare molto squisitamente, diciamo, esplorativo. Abbiamo guardato un po' a 360 gradi i mondi del cibo e abbiamo capito tre cose, tante cose abbiamo capito, ma almeno tre le abbiamo capite. La prima è che ne sappiamo veramente poco, cioè noi ci tiene in vita qualcosa di cui sappiamo molto meno di quello che sarebbe opportuno sapere, data l'importanza che il nutrimento ha per la nostra vita, no? Devo dire, ne sappiamo poco nonostante una quantità enorme di parole che viene raccontata. Abbiamo, se adesso finalmente Expo è finito, possiamo dirlo, però insomma, dopo un anno a sentirci parlare di cibo in tutte le salse, programmi televisivi, gare, cose, ecco. Nonostante questo fiume di parole, ne sappiamo mediamente molto poco di quello che mettiamo in bocca, che ci tiene in vita per un certo numero di anni. La seconda cosa che abbiamo capito è che se tra tutte le cose che poco sappiamo, ce n'è una che sappiamo meno di tutte, che è, come dire, la trasformazione, no? La cosa succede lungo la filiera. Se io guardo il piatto da cui ho tratto il mio nutrimento questa sera, dico chi ha raccolto quel frutto, cos'è successo, chi l'ha coltivato, se è stato coltivato, perché ormai insomma, questa è una domanda che necessito farsi, no? Che cos'è successo in mezzo, chi l'ha trasportato, perché, cosa ha fatto, capite che da dove comincia, dove finisce, no? Il cibo, del cibo sappiamo ancora meno di quello che sappiamo, no? In origine. Allora, intanto questo è un aspetto molto particolare, molto anche lungo da raccontare, che da un lato dimostra che ci si può appassionare veramente a qualunque cosa, e questa insomma è una delle sue declinazioni. Siccome sarebbe un discorso veramente molto lungo, quest'anno scegliamo di concentrarci su un pezzo molto specifico, che è l'inizio della vicenda, cioè cosa succede in quel mondo ormai sconosciuto che è la campagna. E cosa succede all'inizio, cosa succede tra i semi e la terra e chi li coltiva. Siamo tutti nipoti di contadini e quasi tutti figli di operai e di impiegati. È bastata una generazione in mezzo a farci dimenticare da dove arriva il cibo e a farci dimenticare che mangiare, come ci raccontano dei libri che leggeremo, è un atto agricolo. Oggi spesso lo confondiamo con un atto agrituristico per lo più. In realtà no, è un atto che ha molto a che fare con l'agricoltura. Da dove viene, cosa resta di quell'esperienza, dell'esperienza dell'agricoltura nella nostra vita quotidiana? Esattamente come lo scorso anno, il metodo sarà esplorativo. Non abbiamo sappiamo qual è il territorio più o meno sui confini, ci muoveremo di tappa in tappa andando un po' in giro, no? Guidati dalla curiosità, che era insomma la madre della scoperta, e dall'idea fissa della sovranità alimentare, che è un'idea molto articolata, che ci piace riproporre quest'anno come idea guida, cioè l'idea che in qualche modo dovrebbero essere chi mangia e chi produce il cibo e non alcune aziende a decidere che cosa mettiamo in bocca per stare in vita tutti i giorni. Sappiamo dove non andremo, no? Un po' come quello che sapeva chi non è, piuttosto che chi è. Allora, non ci occuperemo, come l'anno scorso, dei programmi televisivi di cucina, di cosa fa bene, cosa fa male, le ricette, ecco. Se uno gli interessa queste cose,
è meglio che vada nel gruppo dell'Antonella, che è di molto simpatica, si occupa di albi illustrati, quindi non se ne occupa nemmeno lei di ricette come noi, quindi tanto vale che stia con Allora, la terza cosa che abbiamo capito e chiudo è che la gente piace più mangiare che leggere. No, l'anno scorso leggere erano un 10, no, mangiare gelato un 80. Questa è stata insomma una ferita drammatica, l'autostima di molti di noi, però ci dobbiamo fare i conti, no? Quindi, ciò premesso, non abbiamo fatto un grande, come dire, visto che mi piace mangiare, no? Leggere, abbiamo, come dire, destrutturato un po' il percorso, quindi ammettiamo l'assaggio libro. C'è una tavolata immensa di libri, alcuni piuttosto difficili, no? Venite, assaggiate, siete tutti benvenuti, ce n'è per tutti e alla fine vedremo un po' se l'avremo digerita, avremo imparato qualcosa insieme. Grazie. Buonasera, si sente? Sì. Io mi chiamo Antonella e vi presento il gruppo di lettura sugli albi illustrati, quindi un gruppo di lettura per adulti dedicato agli albi illustrati per bambini. Vi chiederete come mai, però secondo me è un argomento molto interessante e magnifico, e penso assolutamente che gli albi illustrati, che sono diciamo i libri che hanno molte figure e poco testo, e alcuni proprio il testo non ce l'hanno, siano uno strumento bellissimo di relazione tra l'adulto e il bambino, e questo vabbè è facilmente intuibile, nel senso che ormai tutti i progetti che esistono e che probabilmente conoscete da Nati per Leggere, ad altri progetti diffondono, e visto che siamo proprio nel luogo più adatto per fare questa cosa, la diffusione e la promozione della lettura per i bambini già dai primi mesi, ma mi permetto di dire anche già dai primi giorni di vita. E quindi credo che siano uno strumento meraviglioso di relazione tra l'adulto e il bambino, perché si crea veramente un momento magico, ritirato, privato, che quindi accresce diciamo l'amore da una parte per l'adulto e il bimbo, ma anche per l'amore per i libri. E dall'altra credo che siano uno strumento bello anche per il bambino e il mondo. Quindi il bambino si affaccia all'universo, alle novità che lo circondano, alcune belle, alcune meno belle, e penso che gli albi illustrati riescano in qualche modo a facilitare insomma questo compito di affacciarsi sul mondo. L'abbiamo chiamato Con occhi di meraviglia appunto per questo, perché da una parte l'adulto probabilmente ritroverà diciamo lo stupore, quello stupore bambino che aveva quando insomma tutti noi nella nostra infanzia abbiamo aperto i libri, i nostri libri più cari, e la meraviglia invece di un bimbo che si affaccia a questa novità. Molti albi illustrati, nel Deplan che avete abbiamo messo diciamo i titoli di riferimento che vedremo ogni incontro che vi porterete a casa, ma l'idea è di diciamo fare un viaggio anche qui che tocchi diversi albi illustrati di diversi periodi, e
e per questo non li abbiamo inseriti tutti, perché mi piacerebbe anche che ci sia qualche sorpresa. Il secondo incontro sarà un incontro un po' speciale, del 10 febbraio, sarà un incontro un po' più tecnico, inserito nella dimensione, diciamo, della mostra delle immagini della fantasia di Sarmide, che la Biblioteca di Brugherio ospiterà nella sezione degli allievi. E quindi faremo, diciamo, un excursus un po' più tecnico su come mai si chiamano albi illustrati, perché, come è fatto un albo illustrato, quindi dal formato al numero di pagine, al confine della doppia pagina, quindi sarà un viaggio un po' più tecnico. E gli altri incontri invece avranno dei temi conduttori, mi piacerebbe appunto entrare, diciamo, nella dimensione dell'io bambino, quindi confrontarci, diciamo, con la visione dell'infanzia, le prime esperienze, i primi esperimenti, l'affaccio sul mondo appunto che ritorna. Il secondo incontro sarà invece il bambino e l'alterità, per cui io e gli altri, e ci sono degli albi molto belli che hanno affrontato questo delicato, per alcuni albi penso agli altri di Topi Pittori, o invece in un modo un po' più divertente, anche melanconico, dell'estate di Garman. Sì. e poi, ecco, concludo velocemente, ci sarà un incontro sulle famiglie, per cui tante famiglie negli albi illustrati, non solo un'idea di famiglia ma diversi mondi, e concluderemo questo nostro viaggio negli albi con un incontro speciale sui Silent Book, che sono i libri senza parole, per cui proprio perderemo del tempo a leggere con i nostri occhi un sacco di immagini. E quindi spero che io, sentendo gli altri gruppi, mi verrebbe voglia di sdoppiarmi e partecipare a tutti, però se vorrete aprite gli occhi. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Riccardo De Francesco e tengo il gruppo chiamato Le Tremende, sulle donne nella tragedia greca. È un gruppo un po' particolare, ma inizio subito con una premessa. Tremende non ha un valore negativo, vuol dire semplicemente coloro che incutono timore, o meglio tremore, e le donne della tragedia greca sono sicuramente delle donne potenti e delle donne che sono in grado di spaventare in ogni senso, anche quando muoiono loro stesse. Insomma, sono delle donne complicate. Dico subito, e questa non è una pubblicità, che il mio gruppo non è semplice, la tragedia greca non è semplice. Non si può leggere una tragedia greca, cioè si può, ma è una cosa molto naive, senza avere determinate conoscenze riguardo l'argomento. Ciò non vuol dire che ci sono dei prerequisiti, perché tutto verrà spiegato e, insomma, cercheremo di capire assieme che cosa rappresenta la tragedia per i greci. E quindi è semplicemente per dirvi che richiede un po' di impegno. Io ho sviluppato, che sembra un argomento molto mainstream ultimamente, anch'io un'idea di viaggio, ovvero sia noi visiteremo 4 città e un monte. Partiamo da Micene per arrivare sul monte detto Citerone. In ogni città incontreremo una donna diversa che vive una tragedia diversa, e sul monte Citerone, che è l'ultimo dei nostri appuntamenti, quindi giugno, incontreremo invece le Baccanti, che sono forse l'espressione più grande di quella che è appunto la donna, l'elemento femminile nella tragedia. La tragedia greca
ha una sua storia che ovviamente non posso spiegare qua ora per ragioni di tempo e 5 minuti. Quello che mi preme dire è che non è semplicemente rappresentazione teatrale, non è un fattore privato. Il teatro non è mai stato così nella Grecia antica, è un qualcosa di assolutamente pubblico, le persone erano pagate per andare a teatro, un giorno di lavoro veniva, soprattutto sotto Pericle, veniva pagato, le persone non andavano a lavorare, si sarebbero recate a teatro per assistere a queste cerimonie che avvenivano appunto durante un periodo di festa religiosa detto dionisiache. Qui incontreremo quindi anche questa figura che incontreremo più o meno in ogni tragedia, quantomeno nominata, quantomeno menzionata, che è Dioniso, quell'accento che preferite. Una divinità strana, una divinità particolare, che ha molto di femminile. Ed è questo che a me preme in qualche modo. Mi piacerebbe far leva su questo, il femminile nell'antica Grecia, perché noi abbiamo una visione della donna nell'antica Grecia che è assolutamente sbagliata, una donna che usciva solamente durante le festività religiose, che era relegata alla cucina o a faccende domestiche. Non era esattamente così, questa è la visione che danno anche a noi nel liceo, ma studi moderni hanno dimostrato che non è così. Le donne che io andrò a vedere, parlo di Medea, Antigone, Elettra, ho preso anche la Fedra, sono donne potenti, sono donne che non sono questo modello e questo stereotipo. Non direi che questi personaggi, questi tragediografi che hanno scritto queste tragedie sono dei femministi, perché non lo sono, però abbiamo degli elementi molto forti e molto moderni in ognuno di questi testi. E non è tutto, ci darei per dirlo per magari avere anche un po' di uomini, non è tutto incentrato sulle donne. Queste donne non parlano solamente di femminilità. Il problema della Medea non è solamente sono una donna, il problema della Medea è la giustizia, la vendetta, il problema della Fedra non è sono innamorata, il problema della Fedra è incesto e altri. Sono delle tematiche in qualche modo generali, dei tabù generali, ed è un... Proprio ci sono delle argomentazioni molto universali, direi, che sarebbe interessante approfondire insieme con i dovuti strumenti, con le dovute spiegazioni e con i dovuti pareri, col supporto e all'approccio di tutti. Buonasera, siamo al sesto gruppo, la lampada di Diogene, che è al terzo anno. Diogene era il Socrate pazzo, era quello che andava in giro di giorno ad Atene con una lampada in mano dicendo cerco l'uomo. Ecco, questo è un buon requisito per chi vuole partecipare a questo gruppo, avere un pizzico di sana follia, cioè la follia di chi si pone degli interrogativi a cui l'umanità in tutto il suo cammino non è riuscita a rispondere. E quindi noi, figuriamoci, il mercoledì sera a Porto Berio ci metteremo a ragionare su questi grandi interrogativi, però con leggerezza, con gusto, con gioia, cioè con la capacità di sapere che noi non sappiamo, e non è che a giugno ne sapremo molto di più, però ci saremo molto divertiti, avremo molto dialogato e avremmo fatto fronte comune al problema che uno da solo, di fronte a tante cose da conoscere, non ce la fa. Mettendosi insieme è meglio, uno legge un libro, lo racconta agli altri, gli altri imparano. Può essere che in una serata in cui siamo in 5, 6, 7, possiamo dire di aver letto 7 libri in una sera. La domanda è una domanda di quelle che pesano, la domanda è che cos'è il tempo. Sant'Agostino, l'hanno raccontato a scuola, ebbe una frase folgorante: il tempo sappiamo tutti cos'è, tranne quando ce lo chiedono. Cos'è il tempo? Cosa sono 5 minuti? Cosa vuol dire che il tempo scorre? Ma scorre davvero? Ecco, queste sono domande che, se togli via il velo dell'ovvietà, perché non ci pensi mai, sono domande che ti lasciano. Se poi cominci a guardare vari saperi, perché a noi piace mischiare i saperi, noi non andiamo
a interrogare una sola disciplina, noi ne interroghiamo tante, vorremmo quasi interrogarle tutte addirittura. Partiremo dalla scienza, perché la scienza è nostra amica fedele, e la scienza però sul tempo ci dice delle cose strane. Ci sono studi fisici ultimamente che vi dicono che il tempo non esiste, è una vostra illusione, mi spiace, svegliatevi, 5 minuti, parlerò 2 ore, 2 ore e 5 minuti, è lo stesso. Ma allora andiamo dalla biologia, noi siamo esseri viventi, avremo dentro un qualche orologio molecolare, no? I ritmi circadiani, eccetera, eccetera. E qui anche la biologia ci darà delle risposte probabilmente un po' strane, probabilmente dei ritmi ce li abbiamo dentro, il vivente qualcosa forse col tempo ha a che fare. E chi percepisce il tempo? Il nostro cervello. Ma che cosa del nostro cervello percepisce il tempo? Oggi ci sono degli studi che stanno cominciando a capire qualcosa di questa simpatica cosa per cui questo piccolo organo che si è evoluto per selezione naturale percepisce in qualche modo, si accorge che il tempo passa. E dal cervello allora passiamo alla mente, cioè chiediamo alla psicologia. Che cosa è il tempo, quando lo percepiamo noi? Quanto conta per un'esistenza la percezione del tempo? Perché noi sappiamo di nascere, crescere, invecchiare e, ahimè, penso per voi, per me, morire. Perché moriamo, perché invecchiamo, non è chiarissimo, però ciascuno di noi deve fare i conti con questo problema qua e quindi bisognerà un pochino pensarci. Ma allora la filosofia dice, oh attenzione, io sono 2500 anni che ragiono su queste cose, perché non mi interpelli? Ricordate Zenone, i suoi paradossi, e ancora la tartaruga, no? Cioè che cos'è il tempo? È una domanda che sono fatti tantissimi filosofi, benissimo, abbiamo lì tantissime risposte, uno va ne pesca una e la legge, non siamo a scuola, eh? Non vogliamo fare storia di nessuna disciplina. E così il nostro discorso può continuare e possiamo arrivare a chiederci, per esempio, io sotto casa mia ho un supermercato che da luglio è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E allora mi interrogo, ma questa società a che tipo di tempo ci obbliga? Sempre attivi, sempre connessi? Voi sapete che la nostra generazione dorme 2 ore in meno di quanto si dormiva nell'Ottocento? Ogni generazione dormiamo sempre meno, sempre. Ci sono società che chiedono, se non mi ascolti la mia dirigente, l'obbligo di rispondere ai messaggi telefonici entro un'ora qualsiasi ora del giorno della notte. Ci sono, lo fanno. E allora ci interrogheremo anche sulla sociologia, sull'economia, sulla struttura di questa nostra società. Il tempo è denaro, ci dicono, ma è vero? No. Okay. Tutte queste voci, Hobbes ne manca una. E manca una di quegli antichi racconti che dicono che Dio il settimo giorno si riposò. E finalmente qualcuno ha inventato un giorno di riposo. Però le religioni sono strane, perché le religioni non ci piace il tempo, ci piace l'eternità, la vita eterna. Cosa diavolo è questa vita eterna? Perché ce la dovremmo meritare invece che occuparci della vita questa qua, insomma. Ma è vero che le religioni dicono questo, forse non dicono esattamente questo. Vedete quante voci, quanto c'è da leggere. Ciascuno sceglie quello che vuole, con tutta libertà. Viene e poi lo racconta il gruppo. Il gruppo dialoga, l'unico prerequisito che io pongo è che nessuno venga perché sa già tante cose e vuol far vedere che le sa. No, il nostro gruppo umile, perché Diogene ci insegna che è una piccola lampada che fa luce e non la luce del sole di mezzogiorno. Grazie.
buonasera, sono Marco Fossati e il nostro gruppo, gli sdraiati, si occuperà dell'Ado Sapiens. Come riconoscerlo, origini e diffusione, organizzazione sociale, cultura e habitat dell'Ado Sapiens. In questi incontri, attraverso un approccio scientifico e con l'aiuto di alcuni testi scritti da autorevoli autori, intendiamo approfondire insieme a voi lo studio del noto, ma ancora misterioso, Ado Sapiens. L'Ado Sapiens, come tutti noi sappiamo, circola liberamente per le nostre città, vie, piazze, ma predilige i parchi o i parcheggi, non disdegna i centri commerciali. Ha escrescenze auricolari che lo fanno muovere dondolandosi, e se si entra in contatto con lui in questo momento catartico non è possibile alcun tipo di interazione. Si muove in gruppo se Ado Sapiens maschio o in paio se Ado Sapiens femmina. Va spesso in calore. Ado Sapiens maschio in calore si lava, si profuma, si sistema il pelo e gonfia il pettorale. Ado Sapiens femmina in calore, mama o non mama, mi guarda o non mi guarda, scopre parti di sé e le mette in mostra passeggiando ripetutamente davanti ad esemplari Ado Sapiens maschi. Il primo compito evolutivo dell'Ado Sapiens è scrollarsi di dosso la rappresentazione dell'uomo e del mondo ereditata dai genitori, detti Ado Sapiens Sapiens. E questo peso li porta ad agire sempre in contrasto con le attese dell'Ado Sapiens Sapiens. Il secondo compito evolutivo è conquistare il proprio territorio. Quando un Ado Sapiens sente di essere in territorio altrui ospite indesiderato, perde dignità, china la testa o più spesso diventa arrogante. Soprattutto quando l'Ado Sapiens Sapiens continua a segnare ripetutamente il territorio. Sappiamo che l'Ado Sapiens maturerà e infine, inesorabilmente, si trasformerà nell'Ado Sapiens Sapiens. Se avete a che fare con Ado Sapiens, oppure per semplice spirito scientifico, frequentate il gruppo Gli Sdraiati, tenuto da Cinzia Assi, Elena Maziello e dal sottoscritto Marco Fossati. Buonasera, io sono Francesco Smetti e prendo il testimone da Davide Mori sul gruppo sui fumetti. Il titolo di questo gruppo è Esseri inumani, le relazioni con gli altri secondo i fumetti. Questo perché
è molto interessante analizzare le relazioni che i personaggi dei fumetti hanno con altri personaggi che noi non potremmo mai incontrare nella realtà. Questi esseri inumani in realtà non sono solamente quelle creature che noi non potremmo mai incontrare, ma siamo noi stessi. E ho voluto dividere gli incontri in quattro temi fondamentali. Il primo riguarderà il rapporto tra l'essere umano e la vita creata dall'uomo tramite i cavi, la tecnologia. Quindi ci riferiamo ad androidi e perciò degli esseri che non dovrebbero avere una consapevolezza, dovrebbero solamente agire o dovrebbero essere stati solamente creati per degli scopi. In realtà gli androidi che ci troveremo davanti non saranno così. Questo perché all'interno del fumetto gli androidi vengono costruiti per i motivi più disparati, a volte per sostituire degli affetti, a volte solamente per soddisfare delle pulsioni sessuali, per esempio, e in particolar modo inizieremo da uno dei più celebri fumettisti che siano mai esistiti, cioè Osamu Tezuka, che veniva anche chiamato il dio dei manga, e che crea la celebre serie di Astro Boy. Dopodiché il secondo incontro si dedicherà invece a delle creature sempre che vengono realizzate dagli esseri umani, ma che vengono sentite più vicine all'uomo. Questo perché sono biologicamente degli esseri umani, perciò non sono creati con dei codici, non agiscono solamente perché gli è stato ordinato di fare in un certo modo, agiscono proprio indipendentemente. E perciò ci riferiremo ad omunculi, che sono quegli esseri che sono stati creati tramite l'alchimia, un'unione di scienza e magia, e ai cloni, sempre creati dalla scienza. In particolare ci dedicheremo a Fullmetal Alchemist, che è un celebre fumetto realizzato da Hiromu Arakawa, che adesso invece sta procedendo su un altro genere di fumetto ed è capace di sia parlare di argomenti molto seri come in questo caso la creazione di esseri umani a partire da semplicemente materia fino ad arrivare a farci divertire inserendo moltissime gag. E poi vedremo anche un altro esempio di un'autrice italiana, Alessandra Patanè, che realizza Greedy Flower, dove in realtà queste persone non sono create dagli esseri umani, ma sfruttate da un'entità malvagia. Il terzo incontro invece si dedicherà a tutti quegli esseri di cui l'uomo nutre paura. L'uomo spesso però nutre paura solamente per questioni fisiche legate a questi personaggi, infatti l'ho voluto chiamare mostri e alieni. Non ci fermeremo solo lì, ci saranno anche creature come uomini lupo, ad esempio. Un esempio lampante può essere quello degli X-Men,
Gli X-Men sono i famosi supereroi che sviluppano dei poteri perché geneticamente nati così. Per molto tempo, anche all'interno del fumetto stesso, vengono trattati come dei veri e propri mostri. Ma perché? Perché oltre ad essere differenti fisicamente, alcuni nutrono del pericolo nei loro confronti, perché possiedono questi poteri che gli uomini ovviamente non hanno. E un altro esempio di questo incontro sarà Hades, sempre delle italiane Ilaria Catalani e Silvia Tidei, dove vedremo invece gli spiriti che lanciano dei malocchi, ma che non si comportano in realtà in modo diverso rispetto agli esseri umani. L'ultimo tema sarà quello del viaggio, ed in particolare diviso in due parti. Il viaggio che viene affrontato dagli adulti e il viaggio invece affrontato dai bambini. Questo perché spesso, mentre gli adulti si ritrovano catapultati in una realtà differente e quindi avviene un ribaltamento in cui noi siamo i mostri per l'altra società, invece i bambini vivono questo viaggio più con leggerezza, ma con la voglia di ritornare a casa, perché giustamente sono dei bambini. Monsieur, faites bonjour.